perdere. Tutte e due le squadre, per quello che hanno fatto vedere, meriterebbero la vittoria. Siamo però arrivati al momento giudicato da molti crudele dei calci di rigore. C'è una pressione elevatissima sulle spalle dei protagonisti. Mauro Icardi tirerà per primo. 1-0, freddissimo, alle spalle del portiere. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Mandzukic calcerà dagli 11 metri. 1-1, freddissimo qui. È 1-1 adesso, è riuscito a riequilibrare l'incontro. Perisic sta per calciare il secondo rigore per la sua squadra. E il portiere qui sceglie l'angolo sbagliato. Ha spiazzato il portiere con una finta, così si calciano i rigori. Sarà lui il secondo rigorista della squadra. La mette lì, nell'angolo destro. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. Alla destra del portiere. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Deve andare il capitano. Questo rigore deve essere suo, per il bene della sua squadra. Spiazza il portiere in sacca. 3 gol per parte. Si fa avanti, sarà il quarto tiratore della sua squadra. Ha tenuto i nervi saldi, questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Khan sarà il quarto rigorista della sua squadra. Ottima intuizione del portiere, ma non è stata abbastanza. Brozovic si appresta a tirare il quinto rigore. Perfetta trasformazione di potenza trova il gol. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Se questo pallone non entra, la partita è finita. La Juventus deve segnare a tutti i costi. La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Una parata fantastica. Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. Pjanic deve segnare per assicurare la vittoria alla sua squadra. Pjanic è il primo dei tiratori a oltranza. Incredibile, doveva pararlo a tutti i costi e c'è riuscito. Bravo il portiere, anche se non è stato un tiro irresistibile. E ora chi sbaglia ha perso. Ha spiazzato il portiere con una finta, così si calciano i rigori. Deve segnare per mantenere la sua squadra in gara. È dentro, c'è ancora speranza. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. E ora si va ad oltranza. Portiere spiazzato e palla dentro. Ha spiazzato il portiere con una finta. Così si calciano i rigori. È rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. Qui non possono sbagliare. Se non entra, hanno perso. Freddissimo. Non doveva sbagliare, non ha sbagliato. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione e lui ce l'ha avuta. Da qui in poi si va ad oltranza, un errore ed è finita. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto, il portiere non è riuscito a deviare. La Juventus deve segnare a tutti i costi. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. C'è il gol, i tifosi fanno bene a crederci ancora. Ha tenuto i nervi saldi, questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. E ora si va ad oltranza. Palla da una parte, portiere dall'altra. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. Se questo pallone non entra, la partita è finita. È dentro, c'è ancora speranza. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione.
rete! Il portiere si è buttato dalla parte giusta, non è riuscito a bloccare. È rigore decisivo, non può permettersi di sbagliare. Freddissimo, non doveva sbagliare, non ha sbagliato. Tutti i rigoristi hanno già tirato, ma non è finita. Rete, potente, centrale, perfetto. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. Ha spiazzato il portiere con una finta, così si calciano i rigori. E ora chi sbaglia ha perso. L'ha piazzata alla destra del portiere. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. La Juventus deve segnare a tutti i costi. Freddissimo, non doveva sbagliare, non ha sbagliato. Da qui in poi si va ad oltranza, un errore ed è finita. Parato, grande salvataggio del portiere. Il portiere deve avergli letto nel pensiero, sapeva esattamente come avrebbe calciato. Potrebbe essere lui l'eroe della partita, se segnano vinto. Tutti gli occhi sul capitano. Ci vuole personalità, responsabilità, ci vuole un grande giocatore. Parato, mantiene in corsa la sua squadra. Grande intuito del portiere, bravo a leggere le intenzioni del giocatore. E ora si va ad oltranza. Mamma mia, guardate qui che parata fa il portiere. Qui il portiere ha dimostrato di avere ottimi riflessi. Can sarà il prossimo a tirare. Incredibile, doveva pararlo a tutti i costi e c'è riuscito. Grande il portiere, anche se un rigore parato è sempre un rigore sbagliato. Da qui in poi si va ad oltranza, un errore ed è finita. Centrale ma potente. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. È rigore decisivo, non può permettersi di sbagliare. C'è il gol, i tifosi fanno bene a crederci ancora. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto, il portiere non è riuscito a deviare. Il tiratore piazza la palla sul dischetto. E ora chi sbaglia ha perso. L'ha piazzata all'angolo sinistro. Il portiere aveva intuito la traiettoria ma non è riuscito a parare. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. Sbaglia in modo clamoroso, finisce qui. Che delusione tremenda questa. Certo, conta anche la fortuna in situazioni come queste, quando si decide tutto dagli 11 metri. Ma bisogna segnare. Qual è la tua analisi di questa gara, Luca? Perdere